non è per che non è per te. Allora, sto andando visto adesso. Vai. La gente per le strade sta in basso a guardare sopra il cellulare e non ammira le meraviglie di questa città. Beh, questo è bello. Questo è Gala, ma perché canta? Proviamo a bussare. Chi è che bussa? Sì, sono tornato finalmente. Perché canto? Entra, vai. Aspetta. Sono diventato un musicista quasi famoso. Vai, entra. Ti ho seguito l'ultima volta che hai fatto uno streaming. Sono diventato un musicista, come vedi qua sopra. Ok, e come va la vita? Cioè, come va? Non ci sono... Tutto bene, te? Come... Ti sei riposato da Plantern? Sì, mi sono riposato da tutti quei dannatissimi nemici, amici. Pensavate che fosse finito tutto? Lo pensavo. Che cosa? Allora, io sono stato 4 mesi qua. Inquiete a casa. Che ci fai, mo? Dove sei? Non lo so. Ma sai, ho un'idea. Vi vorrei far tornare un attimino nel passato. 3, 2, 1. No. Ok, ho messo pausa. Mi sembra. Ora io mi cambio la carnagione. Ok. Fatto. Vai, puoi ripartire. E devi dire, sei un po' pallido, Gala, che ti è successo? Gala, che cosa ti è successo? Sei pallido. Hai ragione. Mi scappa un attimo la pipì. Vado un attimo su. E te guardati un pochino di TV. Ok. Ma che diavolo gli sta succedendo? Com'è possibile che sono pallido? È vero, le mie mani sono più pallide. Che cosa mi starà succedendo? Ha detto nel passato, ma non mi viene niente in mente. Nel passato. Non nel passato, non lo so. Vediamoci un po' di giro. Nel passato. Non mi ricordo niente nel passato. Passato. Non lo so. Cavolo, questo può essere un problema. Non lo so che cosa può essere. Fammici pensare. Passato. Pelle scura. Gala, che stai facendo? Perché non scendi? Sono un attimo in bagno. Sto arrivando, dammi 2 minuti. Ok. Io non mi vedo niente. Sì, sono un po' pallido, avrò preso un pochino di malattia. Avrei, secondo me, un pochino di raffreddore, no? E niente di che.
io per posare i miei bagagli. Mi sistemerò. Pietro, sto scendendo, non venire in bagno. Ok, io sono in camera da letto, ho posato i bagagli che abbiamo, che avevo. Ho portato dei piccoli regali dall'estero. Che fai? Niente. Stai posando i bagagli? Cosa? Che? Cala, sei diventato un... Sei un... Un vampiro. Oddio. Vampirismo? Oh no! No, Pietro, non ti voglio fare del male, te lo giuro. Ok. Oddio. No! Siamo tornati nel passato, ti ricordi quanti guai abbiamo passato? Sì, con il vampirismo. Oddio, no. Ma aspetta, se sono un vampiro sono anche un angelo in teoria. Ricordi il vampirismo, sì. L'angelismo? Sì. Ma Pietro, quindi io ora non posso uscire di casa, a meno che non abbia un ombrello. Beh, io ce l'ho. Sì, ma è un problema camminare per le strade della città. Tutte quante fuggirebbero. Pipistrello, una coda! Vabbè, allora, calmati. Sarà una trasformazione momentanea. Starai per tornare a normale, lo spero. Ciao! Chi sei? Sono Rosalia. Che? Rosalia. Rosalia? Sarei la moglie di... Oh, Pietro. Che c'è? Hai sentito? No. Sai, la tua umanità l'ho messa dentro un peluche di scimmia. Clarissimo. Ancora non lo troverai mai. Goditi il tuo vampirismo e anche il tuo angelismo. Ok, allora sappiamo che sono anche un angelo. Ma ci abbiamo un altro nemico. Boss? Pietro? Sì. Questo è chiaramente... Hai sentito? Sì. Questo è chiaramente l'inizio di una nuova avventura. Già. Vabbè, tanto abbiamo... Ma Pietro, nel mio inventario c'ho delle cose, tutte quante cose da vampiro. Tipo, un'ascia. Oh no. Un pomodoro. Cosa? E... Un libro per il vampirismo. Un manuale? Sì. Beh.
Almeno ha detto che puoi tornare normale in qualche modo, almeno questo. Ha detto il peluche di una scimmia, quindi questa volta non mi basta operarmi. Non ci proverei proprio ad operarti perché l'altra volta stavo per finire a morte. Sì, io stavo per morire. Ecco, non lo vedi? Il libro è nero. Nero, il nero vampiro. È come il Death Note, ovvero il diario che ci scrivi, un nome e quella persona schiaccia. No. Allora, ti leggo quello che c'è scritto. Va bene. Quello che non posso fare. Allora, io non prendo danno dal sole in bicicletta. Posso guidare solo la bicicletta. Quindi non posso guidare le auto. Devo succhiare il sangue. Di una persona a caso. Oppure di qualche animale, non lo so. Puoi aprire che vado a fare delle ricerche di queste. Cose. Vengo anch'io, tanto è notte. Io guido. Non posso salire in macchina io. Ok. Ricordati. Allora. Non posso salire in macchina. Ricordati, l'altra volta noi siamo andati nel campo di morti, dove abbiamo trovato degli indizi. È vero. Quindi, però, prima di andare, siccome quel posto è contaminato da quello che ho letto, devo indossare una tuta antiradiazione. Tu non la devi usare. Io non c'ho tu sei del posto. Perché ovviamente. Pietro, qua c'è scritto che se probabilmente ho tantissima fame e non voglio succhiare il sangue, io posso anche mangiare questo pomodoro. Che mi cura. Che praticamente mi dà sangue. È buono questo. Questo è buono. Questo. Quindi devi prendere tantissimi pomodori. Sta per venire il giorno. Come lo sai? La luna sta scendendo. No, sono ancora le 4. Però la luna sta scendendo. Lo so, sono le 5. Muoviamoci. Allora, poso il libro nel mio zaino e prendo un ombrello. Io prendo la mia auto, cioè, cerca di starmi al passo. Io purtroppo devo tenere l'ombrello. Cavolo, ho fame, pomodoro. Andiamo con questo. Che ogni tanto mi devo fermare a mangiare. Eccola qui. Mi è mancata la mia Ferrari. Aspetta. Vai avanti. Sai te dove andare. Sistema automatico di Ferrari. Imposta velocità automatica a 010. Così ci sarà. Aiuto, mi stai mettendo. Dobbiamo fare il retromarcia. Aspetta, tu non passare, altrimenti io potrei investirti per sbaglio. Aiuto! Mannaccia le persone. Cavolo, ci sono delle persone che mi stanno fissando. Inizia a fare. Non devono vedere che io sono un vampiro. Il trucco è di non farsi vedere che sei un vampiro, perché altrimenti potrebbero chiamare la disinfestazione. Ma io come faccio a mangiare? Non lo so. Perché devo tenere un oggetto in mano e basta. Fra 500 metri, svolta verso Brookenhaven. No, Pietro, io conosco la strada. Di qua. Vieni, segui. Sei. Continua dritto per 900 metri. Io aspetta, mi devo fare una sosta qua sotto il ponte. Devo mangiare. Ok, facciamo una sosta. Ok, due mozzicini. Ok, perfetto. Aspetta. Io accendo un attimo
radio. Aspetta, ci sono dei maialini. Vai. Edizione straordinaria. Delle persone in tutta la città si stanno trasformando in vampiri. L'umanità è seriamente in pericolo. Hai sentito? Ma io non ho mosso nessuno, non c'è nessuno vampiro, se hai visto. No, aspetta, c'è anche la radio, c'è anche la mia bici. No, ci siamo sbagliati, non tutte le persone, ma c'è una persona che si chiama il musicista più famoso di Brookhaven, è diventato un vampiro. Cosa? Parlano già in radio. Tante persone l'hanno visto in strada, vicino a casa 19. Lui vive là. Mi raccomando, tenete in casa sempre un bastone di legno appuntito per infilzargli il cuore. Cosa? Pietro, dobbiamo andare nel campo di morte. Sì. È di qua, giusto? Seguimi. Sì, è di qua. Semaforo rosso. La polizia lo sta pure È ricercando. semaforo rosso. Cerchiamo almeno di mantenere le regole anche da vampiri. Ma io devo mangiare. Mangia un po' pomodoro. E non posso. O tengo l'ombrello o divento carbone. Ma quanti anni ci... Guarda! Dobbiamo girare? Segui. Sì, devi girare a destra, sì. Sta andando in contromano. Aspetta, io vado qua sotto il ponte per mangiare un pochino di pomodoro. Accosta, accosta, accosta. Oh! Ok, andiamo. Che Beh, belle però queste biciclette. lì c'è la città di Adoptimi, non mi sembra proprio il caso di andarci. Pietro, io ho portato una tenda, direi di accamparci là Accampiamoci qua. sotto e aspettare la notte. Perché solo la notte, secondo me, puoi trovare qualcosa. Se no non si chiamerebbe campo di morte. Fermati, fermo, fermo, ci accampiamo qui. Sono andato perché sto andando a mettere l'auto in sosta. Aspetta, io in teoria dovrei avere un camper. Lo chiamo qui, eh. Alloggiamo? In teoria potremmo dormire qui. Ok, io sto andando ad accostare, ho trovato parcheggio. Vieni qui. Ok, sto parcheggiando un attimo, eh. Sì, questa qua è anche una casetta. Ok. C'è il bagno. Ma come faccio a Solo che non ci vedere? sono i letti. Solo che... Sì, c'è anche il letto. Ma come facevi ad avere un camper lì? L'ho chiamato. Ci sei? Sì. Hai visto dove ho parcheggiato? Adesso. No, non ho visto. Parcheggiato lì. Entra nel camper. Madonna, Devi quanto. entrare dal lato. Attenzione che sta roba è radioattiva. Sta roba. Dove sei? Sto venendo lì. Sta roba qua è radioattiva. A me non mi fa niente. A te non ti fa niente, ma se io la tocco ci schianto. Vieni, Non lo vedi? Allora, non devi entrare dove ci sono le cose. Però c'è un letto, c'è un bagno, c'è un divano, c'è una televisione. Beh, dove devo entrare? Dal lato qua, da dove sono entrato io. E ti devi mettere in prima persona.
cioè in quella là dove non vedi il tuo personaggio perché ti ricordi che noi siamo in un gioco. Sì, cioè, quindi, cioè, veramente, ecco, cioè, quindi sarebbe come noi staremmo, cioè, stiamo in un gioco, ma come facciamo a, cioè. A uscire. Pietro, guarda, qua dietro ci sono anche i letti. A uscire, tornare in vita. Aspetta, però vabbè, Pietro, pensiamo anche un pochino alle cose belle. Guarda questo camper quanto è bello. Guarda questo camper quanto è bello. Sì, vero, Guarda, c'è anche il letto. è Puoi anche bello, dormire. ma avrei voluto utilizzarlo in occasioni diverse. Vabbè, tanto lo posso sempre chiamare. La bicicletta e questo sono gli unici cose che posso chiamare. Mi siedo un attimo in cabina di guida. Guida un pochino, portaci dove vuoi andare. È chiuso. Le chiavi non me le date. Com'è possibile? Vabbè, rimaniamo qui. Stanotte questo qui ci servirà. Ricordi? Già. Ma tra l'altro, ma io non voglio avere le ali. Ma se io ho tipo le ali, io Ma posso quando è volare. che tornerai normale? Ma non posso volare, purtroppo. Perché se potrei volare, Beh, potrei anche. perlomeno io aspetto l'angelo, sempre che ci sia l'angelo. Pietro, io porto un pochino. Andiamo un pochino da qualche parte. Sì, ok, basta che non ti schianti. Te sei sul letto? Sì, fai attenzione, perché. Però stiamo lasciando lì la mia auto. Dopo devo tornare a prenderla. Oh! Dove? Lo so, ci sono un pochino di turbolenze. Ma quindi. È difficile guidare un camper. Posso provarci io? Hai detto non riesci. Ci provo. Ma tutti. No, no, Ah, vabbè. sono caduto. Fermati. Sono caduto. Come sei caduto, Pietro? Non devi saltare mentre sono in guida. Guido io che riesco a farlo meglio, ti prego. Mi sono fatto danno. Posso guidare io? Sì, entra qua dalla porta. Come se fosse chiuso il camper per me qua. Vabbè, Pietro, guido io, non mi importa. No, Però posso, io vengo dietro con l'auto, vai. Perché comunque sai. no, stai con me, per favore, stai con me. Va bene. Aspetta che l'attacco al rimorchio. Aspetta. Ora entra, eh? Lo sto attaccando al tuo rimorchio. Aspetta, Pietro, io ho una specie di qualcosa, c'ho una specie di chiave che praticamente può farti trasportare quelle chiavi, le macchine. Quindi se praticamente te lo usi sulla tua macchina, la puoi despawnare e poi la puoi anche spa far spawnare. Tieni, te la do. Cavolo, sto prendendo un pochino di danno. Vai dentro. Scendi, non te la riesco a dare! Ecco qua. Ce l'avevo già io. Ok. Tolgi vasa. Ok. Attento che tu muori così. Vieni. Aspetta, devo andare un attimo in bagno. Ok. Beh, come andrà a finire questa avventura? Non lo so. Aspetta che sono sceso di nuovo le Sali. spalle. Mettiti Ok. sul letto a dormire. Ti dico io quando sono pronto. Cavolo, sono solo le 4 meno 20. Mi raccomando, stanotte dobbiamo tornare qui. No, no, tanto mi faccio un giro. Ci facciamo un bel giretto. Restiamo lontani dalla città per il momento. E se qualcuno scopre che a casa 19 ci sei tu e trova qualche indizio? Non ho capito. Se qualcuno scopre che tu abiti a casa 19
Certo. Lo hanno già scoperto. Sì, ma dico, se tipo trovano qualche indizio. Siamo morti. Abbiamo bisogno di una casa più segreta, con tipo un passaggio segreto. Ma ti... E la conosco. Aspetta. Tu ti ricordi quella cosa dove ti aveva portato Plante? Sì, il suo laboratorio. Non mi sembra il caso di andarci. Esiste ancora il suo laboratorio, perché hai sentito che Rosalia è la moglie. Quindi Plantar è ancora qui. Però ha detto che cioè, la sua mogliettina di distruggerci. Cioè, lui quindi ci sta osservando. Sì. Cavolo. Che è successo? È finita la benzina? Eh sì. Vabbè, Paolo? tanto sono le 5, si sta facendo sera. Io metto un pochino. Anch'io mi metto un pochino a dormire. Diventerà complicata questa cosa. Ma quando ti trasformerai in angelo? Non lo so, credo quando farò un'azione buona. Che già ne ho fatta una, non ti voglio mordere. Beh, allora dovresti arrivare a breve in angelismo. Ma non è che c'è un oggetto che praticamente mi rende angelo e c'è un oggetto che mi rende vampiro? Beh, magari perché... Aspetta. Perché se praticamente... può essere anche usato per bene il coso. Aspetta, io questo coso non ce l'avevo. È un ippopotamo blu. Beh, si è fatta notte, si è fatta notte, andiamo a cercare. Aspetta. E io non avevo neanche questo microfono. Nero e blu. Cosa c'è se uso quello blu? Cosa? Che cosa sta succedendo? È diventata gialla! Sono stati rumori angelici! Riesci a uscire? Ti sei bloccato nel camper? Sembra che il mio personaggio voglia rimanere qui. Come posso lasciarti qui? Io e te siamo una In squadra. qualche modo uscirò da qui. Fatto sta che per oggi io direi che abbiamo fatto quello che si doveva fare. Prima o No, poi... ancora no, ancora non abbiamo finito. Sì, ma io sono rimasto qui. Aspettiamo altri 2 minutini, per vedere che cosa succede. Ma te che cosa vuoi vedere? Provo a teletrasportarmi. No, fermo, posso anche far despawnare il camper. Sì, mettilo in quella cosa là. Ok. Fatto. No, non riesco a muovermi. È come se io fossi bloccato da un'anima. Spero che le mie spine ti piacciono sui piedi. No, Ma mettiamo le spine. la ragazza di quello scellerato. No, mi ha inchiodato. È bloccato qui, non posso fare niente. Aspetta lì. Stai lì ad aspettare, Pietro. Diavolo. E aspetta che le piante ti risucchiano tutto. Dai. Che cosa hai detto? Mi ha bloccato qui quella maledetta. La maledetta mi ha inchiodato qui.
Pietro! Ti porto io, non ti preoccupare. Dovremmo aspettare di sbloccarmi. Non posso fare niente, cioè, non posso cliccare niente, non posso fare Fortuna io ho tanta roba. Tieni. Sei pesante. Più torniamo a casa. Sì, mi sa che le radiazioni mi hanno contaminato. Dobbiamo subito andare a casa. Ti porto in casa. Intanto Per il potere delle mie ali. devo togliermi Dai, vola. questa cosa maledetta. Vola, vola, vola. Gala, dai, Ali, siete forti, tanto. Dobbiamo volare verso Non casa. posso saltare. Oh, ho volato. Sto volando. A me mi ha fatto andare a casa. Come ti ha fatto andare a casa? Io ti vedo dentro. Io vedo casa nostra bloccata lì. Corri a casa, fai in fretta. Dobbiamo Io ti vedo nella. fare in fretta. Arrivo. Devi immediatamente arrivare a casa. Sto arrivando a casa. No, tu non ci andrai mai a casa. Gala, fai in fretta. Fai in fretta, Gala. Non mi fa teletrasportare!